nazionale che vede radunarsi attorno all'altare di Cristo il mondo universitario più globalmente rappresentato, dagli atenei della città alle facoltà teologiche, con i docenti, gli studenti e il personale di servizio. Prepararsi insieme al Natale del Signore è un dono reciproco che ci scambiamo, non certo meno importante di quella circolazione del sapere che ci aiuta a crescere come persone. Crediamo sia davvero necessario tenere unite le due dimensioni della fede e della formazione intellettuale, in un tempo in cui troppi credenti si barricano pretestuosamente dietro al paradosso di Tertulliano: credo perché assumo. Una fede pensata non significa chiudersi in steli di ragionamenti che si rivolgono al pubblico elitario, ma sviluppare dei doni da mettere a servizio della Chiesa, evitando quella pericolosa separazione della vita professionale dalla vita di fede e sociale. Così ci metteva in guardia il futuro cardinale John Henry Newman in un discorso tenuto agli universitari nel 1852. Il ruolo professionale non è il solo che la persona impegnata in una professione deve sostenere. Come amico, come compagno, come semplice cittadino, nelle relazioni della vita familiare, nella valorizzazione del proprio tempo libero, egli ha una sua sfera d'azione che, se volete, si muove all'interno di quella professionale, ma senza forzare con essa. Se non riesce a mostrare in quella nessuna delle qualità proprie di un'intelligenza coltivata, non è nient'altro che un uomo con un'educazione manchevole. Con l'augurio che Cristo, nostro Maestro, ci accompagni sempre in questa ricerca, la salutiamo con affetto. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Questo che ogni anno celebriamo, la gioia, l'amicizia, la pace, tutto questo non è solo opera nostra, però è dono di Dio. Ce l'hanno ricordato e ce lo ricorderanno con forza gli angeli sulla grotta di Betlemme, quando diranno: vi annuncio una grande gioia che è per tutti, è nato il Salvatore, pace in terra agli uomini che Dio ama. Gioia e pace, questo è l'augurio che vogliamo farci vicendevolmente questa sera, che la gioia di Cristo, la gioia del cuore, la gioia della nostra vita, l'incontro con i nostri parenti, i nostri amici e conoscenti, in particolare l'incontro con i poveri per Natale, porti questa gioia nel cuore, porti gioia e pace, pace a noi.